viene lasciato da questo esercito, oppure inseguirlo come sta facendo. Questo non gli permetterà di distruggerlo, ma terrà Econobu impegnato. Per esempio, si sospenderà adesso l'inseguimento e concentrare il fuoco sulle strutture, attaccando prima i piloni per spegnere le luci queste due strutture. Adesso sto attaccando i piloni sperando di mandare un blocco di depositi. Econobu, che comunque ha finito le risorse. Per fortuna di Econobu aveva costruito un prisma dimensionale, aveva portato una sonda in questa posizione su quest'isola e gli ha fatto costruire un Nexus. E adesso sta recuperando le altre sonde, approfittando del fatto che Uripen si sta divertendo a demolire le strutture nella sua base, e porterà le sue sonde in questo punto dove potrà cominciare a lavorare. Come potete vedere c'è quasi 100 unità di rifornimento di differenza tra i due giocatori. L'esercito di Origen non può essere, anche l'esercito di Atomic non può essere supportato ulteriormente, perché praticamente tutte le strutture che avrebbero potuto creare unità da guerra sono state distrutte o disattivate. A Econobu rimangono questi 5 Stalker intenzionati a rallentare il più possibile la produzione di Origen, che cercano di cerca di intercettare questi Stalker con i suoi guerrieri nuovi di parte, che comunque vengono saltati da un blocco magistrale di Econobu, perché in questo momento però non può nulla per sfuggire a tutti quanti questi Stalker che li intercettano su questa salita. Le forze di terra di Econobu sono state completamente annientate. Quello che rimane a Econobu sono queste strutture pressoché inutili, visto che nessuna ha l'energia fornita dai piloni, e questa base che in questo preciso momento comincia ad essere costruita. Una forza in questa posizione, probabilmente Econobu comincerà a costruire dei cannoni per impedire alle forze di Origen di attaccare. Il vantaggio che adesso ha Econobu per forza di Origen sicuramente è il fatto di avere un'espansione non facilmente accessibile da una forza così grande. Chiaramente se Origen sapesse della posizione del proprio avversario, potrebbe con un osservatore o con un colosso fornire la linea di vista necessaria ai propri Stalker per salire in questa posizione, e poi 10 secondi dopo con un altro blink saltare da questo punto qui o qui, distruggere questi cannoni e porre fine alla partita. Nel tempo, mentre Origen costruisce ben due portali per probabilmente andare a cercare e distruggere la base di Econobu, Origen si dedica alla distruzione degli ultimi edifici, lascia questo Stalker a finire in Nexus, concilio del crepuscolo e portale stellare, mentre con le sue forze si dedica alla difesa della propria Mineral Line. Mentre Origen era impegnato a distruggere la base di Econobu con le sue 15, rispetto a questione dell'abilità di questi caccia, è riuscito a distruggere completamente la produzione mineraria di Origen. Questo finisce di nuovo costretta alla fuga dall'arrivo di tutti quanti questi Stalker richiamati in patria da Origen, che è costretto ancora una volta a ricominciare la produzione di laboratori per incrementare le proprie entrate. Qui Origen, dopo la razzia precedente, non ha mai ripreparato i laboratori per raccogliere questi 2500 unità di gas. Tornano questi fenici a seminare il terrore tra i laboratori di Origen, ne eliminano un altro paio, poi si ritirano al di là della capacità di inseguimento di Origen, prima che questo riesca a distruggere questi velivoli. Altri cannoni fotonici per Econobu, che sa di riporre tutte quante le sue speranze in questa base. Non ha produzione in nessun altro punto e non ha altri lavoratori in giro per la mappa. Sulla terraferma gli rimangono solamente 3 raffinerie e un portale stellare. Origen avrebbe potuto distruggere quantomeno il portale stellare, visto che le raffinerie non sono una minaccia imminente, ma un portale stellare è sia un prerequisito per faro della flotta, che per assurdo si potrebbe utilizzare per fabbricare una mothership.
sia se una sonda riuscisse con l'aiuto di questo prisma dimensionale, oppure il prisma dimensionale stesso posizionato in questo punto, con la sua abilità potrebbe dare energia a questo Stargate per permettere a Econob di produrre della flotta. Quindi ci vengono lasciati in questa posizione da Econob. Mentre le forze di Urizen vengono lasciate per qualche secondo in Mineral Line a proteggere la sua unica fonte di reddito. Adesso un'altra espansione per Urizen. Non immagino dove possono essere state richiamate queste forze, infatti tornano indietro, visto che Urizen non sembra intenzionato a blinkare in questo punto e in questo punto per attaccare quelle forze di terra, ma sembra più che altro intenzionato a espandersi un'altra volta e aumentare la propria produzione, probabilmente per creare una flotta. Questa piccola sonda penso abbia sentito il mio suggerimento precedente, se non attivare questo Stargate. Una volta attivato questo Stargate, Urizen sarà, Econob sarà di nuovo in grado di produrre delle unità da combattimento. Come potete vedere, non ha ancora ricostruito il portale, quindi non può costruire unità di terra. Doppia raffineria per Econob, che ha bisogno del gas per produrre la flotta. Produrre dei rinforzi per questi fenici che hanno quantità di vittime abbastanza elevate. Difficilmente salgono così tanto le uccisioni delle fenici, se non quando sono appunto impegnate nell'inseguimento e nella distruzione di gruppi di mutualisti. Ancora una volta cercano di effettuare una sortita ai danni dei lavoratori di Urizen, ma questa volta vengono ricacciate dalle sentinelle e dagli stalker in posizione. La flotta di Urizen è diventata di ben 4 fenici, mentre Urizen comincia la produzione delle lance. Stessa cosa comincia a fare Econob da questo spazio porto. Primo portale per Econob, che probabilmente costruirà un centro cibernetico da qualche parte per costruire degli altri spazio porti. Non ha moltissimo spazio su quest'isola e avrebbe convenienza a prendersi un'altra espansione. Però non avendo un minimo di controllo via terra della mappa, tornare su a terraferma potrebbe essere solamente un rischio. Così caccia ancora impegnati a esplorare la mappa e a seminare terrore sui lavoratori di Urizen. Vediamo se uccideranno qualcos'altro. Questi stalker sono nella posizione sbagliata, dovrebbero stare in questa posizione appunto per difendere i lavoratori che vengono in questo momento attaccati. 1, 2, 3, 4, 5 lavoratori distrutti. E ancora una volta questi fenici se ne vanno. Dimostrano di essere veramente un'unità preziosissima per Econob, per tenere Urizen sempre pressato, sempre concentrato a fare cose diverse da preparare una forza d'attacco sufficiente ad assaltare quest'isola. Centro cibernetico, eccolo qui per Econob, altri piloni perché avrà bisogno di posto in casa se vuole creare una flotta. Due lance per Urizen, due lance potrebbero essere sufficienti a distruggere queste torri e dargli la possibilità di attaccare questi edifici. Sicuramente avrà bisogno di un numero più elevato di lance per avere ragione delle difese dell'isola. Questi nemici trovano un altro bersaglio e lo eliminano lungo il loro tragitto. Persecutori evocati da Urizen in posizione per cercare di cacciare questi piloti. Ormai hanno veramente distrutto in tutte le zone della mappa qualcosa che appartiene ad Urizen. Portale stellare che adesso si può costruire grazie al prerequisito fornito da questo centro cibernetico. Qui ci girano ancora la base di Urizen, ma comunque qui non ci sono più bersagli in quanto le fenici non sono in grado di distruggere gli edifici. Ecco, non deve far rientrare le sue fenici e le sue lance verso la sua espansione, probabilmente l'attacco di Urizen agli anni di questi simulatori ha fatto capire l'entità della propria
proprie forze l'avversario, che è deciso più opportuno portare la sua forza in posizione per respingere un eventuale attacco piuttosto che continuare l'esplorazione e l'eliminazione di laboratori. Ormai Urizen protegge abbastanza bene. L'attacco di Urizen sta tardando ad avvenire, probabilmente Urizen aspetta un numero maggiore di lanci. L'osservatore in produzione per una flotta, due lance e potenzialmente dei danni aerei invece per Econ. La cosa che abbiamo detto prima riguardo alle forze di terra si estende anche alle forze aeree. In caso di parità di esercito, quindi esercito di uguali dimensioni, che nel mirror match non è raro vedere, a differenza del combattimento, chiaramente oltre alla mitragliatrice, la quantità di potenziamenti che le truppe portano in battaglia. Come potete vedere, la flotta di Econub, oltre ad avere gli scudi al plasma ricercati precedentemente, volevo sia per le forze di terra che per le strutture, sta ricercando adesso anche il potenziamento del danno aereo. Le forze di Origin non hanno nessun potenziamento disponibile e nessun potenziamento ricerca. Chiaramente Origin fa affidamento su una quantità maggiore di risorse, anche se non sta lavorando con tutti quanti questi laboratori che andrebbero trasferiti. Questa lancia sembra essere stata abbandonata da Origin in questa posizione prima di attaccare, speriamo che si ricordi di portarla alla battaglia. Questi finici serviranno semplicemente ad assorbire i danni dei primi colpi dei finici e delle lance avversarie. Meno male i due eserciti si equivalgono come dimensione, però se Econ sfrutta bene la mappa e la disposizione delle proprie torri, può avvantaggiarsi di un paio di colpi ben assestati di queste torrette. Ancora una volta Urgen distrugge un edificio, facendo suonare un campanello e battendo proprio il proprio avversario della posizione dell'entità del proprio forze. L'attacco di Urizen, come potete vedere,